Buon pomeriggio a tutti, quella che starete per ascoltare è una storia in parte vera che ha coinvolto me qualche sera fa. E niente, io stavo andando a yoga con due miei amici quando loro fanno a me, guarda lì sulla strada, tre gattini senza vita. Credetemi che mi sono sentita tuffa al cuore, una sensazione bruttissima, anche perché ho pensato fra di me. Va bene che questi episodi non succedono sempre, no? Ma proprio per prevenirli non c'è un modo per, insomma, mettere a riparo questi poveri animali, specialmente quando ci sono le alte temperature, no? Che si hanno 40 gradi fuori, e loro giustamente vanno cercando un punto dove potersi rifugiare e anche dove prendere cibo, acqua, anche perché non tutti gli animali, voglio dire, sono di qualcuno, no? Ci sono purtroppo anche quelli di nessuno, e ahimè, insomma, quando sono alla ricerca di ciò che, insomma, li può far vivere, poi non va come deve andare. E niente, questa storia che vi sto per far sentire si ispira un po' a quello che è stato l'episodio dell'altra sera, e immaginate che quella sindaca fossi io, che appunto mettessi a posto gli animali, almeno per quanto riguarda questa stagione qua, e anche quelle a venire. Anche perché una cuccia di quel genere, no, potrebbe essere utile sia in estate che in inverno, quando fa tanto freddo e gli animali proprio vanno cercando un luogo dove potersi riparare e stare al caldo. Vedete un po'. E vi fa. E buon ascolto, e spero che questa storia vi possa piacere. Se è così, mettete like, iscrivetevi, fate quello che volete. In un comune del sud viveva una prima cittadina di nome Salvezza. Quest'ultima era degna del nome che portava, visto il suo grande altruismo, specialmente nei confronti degli animali. La sindaca nel suo tempo libero praticava yoga. E una sera, mentre stava andando al corso, si accorse di tre gattini che giacevano sull'asfalto. E visto il caldo torrido, pensò che non ce l'avessero fatta per via di una disidratazione. Salvezza non si capacitava che troppi animali stessero perdendo la vita a causa delle alte temperature. E con la collaborazione di un grande architetto, decise di progettare delle tane, dotate di lettino rinfrescante e tutti i viveri indispensabili per ogni pelosetto di strada. Il risultato fu a dir poco sorprendente, e ogni rotonda stradale possedeva una tana fatta per accogliere temporaneamente ogni animale bisognoso. Grazie per l'ascolto e alla prossima!